Senza dubbio, via Bagutta sarebbe rimasta una delle tante vie del centro storico di Milano se nel 1926 un giovane scrittore e poeta di nome Riccardo Bacchelli, da poco abbandonata Bologna, peregrinando dalla sede del Corriere della Sera in cerca di un luogo dove mangiar bene e spendere poco, non si fosse imbattuto nell'insegna Cibi Cotti, da cui proveniva un invitante profumo di cucina. Lo accompagnava l'amico e giornalista fiorentino Adolfo Franci. Entrarono, era un piccolo locale, mangiarono bene e spesero poco. Dopo qualche giorno, tutta la redazione del Corriere della Sera ne era informata. I giornalisti lo dissero agli amici pittori, divenne un punto d'incontro. Era nata Bagutta. Ruolo fondamentale l'aveva giocato la cucina del signor Alberto Pepori, grazie alla quale Bagutta, unitamente alla sua storia di cultura, è diventata quella che è oggi, un punto di riferimento internazionale per eccellenze di ogni professionalità e per amanti della cucina. E a quelle persone che preferiscono un'atmosfera più intima e tranquilla, senza dimenticare anche quei gruppi di affezionati che trovano nel Bagutta un locale dove consumare un ottimo pasto, in compagnia degli amici di sempre. Entrando in Bagutta si percepisce un'aria diversa, perché si ha l'impressione di entrare in un'altra dimensione. All'atmosfera casalinga dei fagioli lessi e dei piatti tipici toscani e milanesi si affiancano i piatti dell'alta cucina internazionale. Bagutta è famosa in tutto il mondo non solo per la sua particolare cucina e perché è sede del famoso premio letterario omonimo, ma anche per un non meno importante museo di caricature appese a tutte le pareti del ristorante. Sono acquarelli, dipinti e disegni denominati liste o menù. Fu nel 1936 che la famiglia Pepori chiese agli amici pittori di affrescare le pareti del loro locale. Ottavio Steffenini, Walter Resentera, Giuseppe Novello, Pio Semerini, Vellani Marchi, Gianni Colognese, Bernardino Palazzi, Domenico Morelli, Orio Vergani, Renato Vernizzi non si fecero ripetere la richiesta. In tempi più recenti, artisti di grande spessore come lo scultore Luciano Minguzzi, i pittori Adriano Spilimbergo, Giuseppe Cesetti, Luca Vernizzi, il cartoonist Luciano Francesconi e ancora il siciliano Eligio Egitto hanno lasciato più di un loro segno. Opere realizzate dagli artisti allora squattrinati che in comitiva fra Cassona e Urlona molto mangiava e poco pagava, come la sora Giulia, cuoca e moglie di Alberto Pepori, amava ricordare con affetto. Artisti a cui spesso e volentieri cancellavano il debito del pasto accettando disegni, dipinti e poesie che venivano offerti in segno di riconoscenza. Tradizione che divenne abitudinaria negli anni a seguire con i fratelli Enzo, Adriano e Mario Pepori. Certamente fu per gioco che in uno dei tanti incontri conviviali ebbero l'idea di imporre una sanzione pecuniaria a chiunque disertasse la riunione senza un giustificato motivo. Tra questi, a compiere per primo l'infrazione fu Orio Vergani, già noto fotogiornalista, che onorando l'impegno ebbe l'idea di proporre un fondo da destinare all'autore di un libro che più piaceva alla compagnia. La sera dell'11 novembre 1927 venne depositata dagli 11 presenti su un piatto di grossa porcellana la somma di 1.100 lire, 100 a testa, come somma iniziale del premio e tra i bicchieri, pieni e mezzi vuoti, sul retro del menù di carta gialla fu scritto il regolamento della fondazione del premio Bagutta. Il premio Bagutta venne poi denominato proto-premio perché fu il primo degli innumerevoli premi letterali che sorsero dopo il premio Bagutta. Il premio continuò a essere proposto ogni anno nell'ultima domenica di gennaio ed è seguito con attenzione dal mondo letterario vero, quello che non è interessato alle politiche di mercato, ma alla ricerca del valore autentico e della bellezza. Sono passati molti anni. I fondatori, Riccardo Bacchelli, Mario Alessandrini, Luigi Bonelli, Adolfo Franci, Paolo Monelli, Antonio Nicodemi, Antonio Scarpa, Ottavio Steffenini, Mario Vellani Marchi, Antonio Veretti e Orio Vergani sono tutti scomparsi, ma lo spirito che diede vita al premio è rimasto intatto a onore dei giudici che si sono avvicendati e della famiglia Pepori, ora rappresentata da Marco Pepori, ultimo erede.
74 premi con altrettanti 74 libri sono esposti nelle bacheche visibili a tutti coloro che percorrono il corridoio mentre sono accompagnati al tavolo. Libri e premi che si ricordano anche con le liste personali che Vellani Marchi ha documentato disegnando con fantasia e gusto, abbinando persone e avvenimenti storici della cultura milanese e nazionale. Il primo premio venne dato a Giovan Battista Angioletti, che ricevette 5.000 lire, di cui 3.900 date da Alberto Pecori e le altre 1.100 dalla colletta dei fondatori. Per molti anni i baguttiani si dedicarono personalmente alla raccolta dei fondi e provvidero anche a stampare a proprie spese il volume di Giovan Battista Angioletti. Ogni iniziativa utile alla raccolta veniva messa in atto. Vendita di libri rari, autografi, quadri e disegni con aste fatte tra un bicchiere e l'altro di Chianti. Tra gli acquirenti di queste aste vi fu un industriale del panettone che si accaparrò una tempera di Modigliani per 750 lire. Da segnalare una curiosità. I baci del pilota trasvolatore Arturo Ferrarin erano valutati mediamente 25-30 lire l'uno. Vi fu chi arrivò a pagarne addirittura 100. Una ragazza sconosciuta che chiese di essere baciata sulla fronte per scomparire subito dopo, si seppe più tardi che era l'ospite in libera uscita di una casa chiusa. Col trascorrere degli anni, la consistenza del premio veniva modificata grazie anche all'intervento di sponsor, tra questi l'industriale Francesco Micheli e di altre iniziative di benemerenza con l'assegnazione ad opera della Banco Lariano di Targhe d'Oro. Recenti sono le donazioni ai vincitori da parte di Luciano Francesconi e Luca Vernizzi di loro opere. Si potrebbe dire che il resto della nostra storia appartiene ormai alla cronaca della vita letteraria italiana. Nessun vecchio cenacolo italiano ha avuto una così lunga vita e questo lo si deve probabilmente al fatto che Bagutta, pur avendo visto alla sua tavola i maggiori scrittori italiani, non si è mai posta come una scuola di letteratura, né ha mai voluto affermare una determinata tendenza, né imporre gusti e maestri. Questo ha permesso la lunga e consolidata convivenza dai primi 11 giudici fondatori fino ai giudici lettori di oggi, che non hanno badato ad altro che alla buona qualità dei libri, discutendone in amicizia e disinteresse, in incontri conviviali mensili alla tavola della saletta, consacrando ogni anno con il premio una nuova simpatia e una nuova amicizia baguttiana. Già nel 1926 il pittore Vellani Marchi disegnò la tavola degli incontri conviviali con gli amici come a presagire la creazione del premio che avvenne un anno dopo. Così, la sera in cui fu fondato il premio, venne stabilito di offrire delle cene di gala ogni volta che si festeggiava uno scrittore, un artista o un altro personaggio, per una mostra, per un successo teatrale. L'ospitalità dei baguttiani riteneva che un disegno di Vellani Marchi, firmato da tutti i presenti, fosse il più elevato e lusinghiero riconoscimento. La prima lista fu dedicata a Riccardo Bacchelli. Negli anni a seguire molti personaggi furono ritratti, tra cui Paolo Monelli, Aldo Carpi, Giuseppe Novello, Renato Vernizzi, Francesco Messina, Milli Dandolo, Achille Funi, Giorgio De Chirico, Fausto Coppi, Ingrid Bergman, Walter Chiari, Indro Montanelli. Enzo Pepori, uno dei figli del fondatore, fu l'ultimo ad esserne onorato. La sua lista risale al 2 maggio 1972. Dopo una pausa di quasi 10 anni, nel 1983, il grande illustratore Giorgio Tabet riprese l'operazione di Vellani Marchi, realizzando altre 7 liste, tra cui quelle dedicate agli scrittori Mario Soldati e Dante Isella e al pittore Luca Vernizzi. Lo spirito con cui sono caricaturati in modo inequivocabile i personaggi, l'elegante evocazione di quanto poteva contraddistinguere la loro attività e le loro predilezioni e le imprevedibili soluzioni grafiche e pittoriche con cui sono eseguite, fanno di queste tavole delle vere opere d'arte.
I pittori baguttiani, assidui frequentatori, furono Vellani Marchi e Steffenini, che potevano vantare una sorta di primogenitura, avendo partecipato anche alla fondazione del premio. Novello, Morelli, Palazzi e Bucci erano altrettanto assidui agli appuntamenti dai Pepori. Ma il titolo di baguttiani non si poteva negare a molti altri artisti e di ogni genere, classicisti, chiaristi, espressionisti, Italien de Paris. Lì, tra i tavoli di Via Bagutta, si ritrovavano novecentisti e antinovecentisti, paesaggisti e naturalisti, neo-veneti e neo-fiamminghi. Le levità trasparenti di Semenghini si accordavano senza dissidi con le volumetrie traboccanti di Steffenini. La vitalità di Bucci si mescolava con la vena più trasognata di Vellani Marchi. L'architettonicità di Salietti con la vibralità di Monti. Il Novecento addolcito di Morelli con il Neo-Ottocento di Tallone. Il tratto veloce di Carpi con le figure assorte di Barbieri. Gli artisti baguttiani, insomma, costituivano una nutrita schiera. Se volessimo citarli tutti, dovremmo ricordare Arturo Martini, Messina, Savinio, Tosi, De Grada, Dudreville, Usellini e ancora, andando in ordine alfabetico, Arata, Bresciani, Michele Cascella, Castelbarco, Leonetta Cecchi Pieraccini, Colognese, Fiume, Lomini, Mazzolani, Rosti, Sacchetti, Soli, Supino. Se poi ricordiamo la mostra tenuta alla Galleria Gianferrari nel 1951, organizzata dagli amici di Bagutta, vi troviamo Consadori, Labò, Pastorio, Tallone, Bernizzi e molti altri ancora. Tutti questi artisti erano uniti dall'amore per la pittura. Tutti concordavano sul fatto che, come diceva Braque, i quadri non si realizzano con le teorie, ma con i pennelli e i colori. Ma specialmente tutti erano d'accordo su un principio, e cioè che alla fine, oltre le dichiarazioni di poetica e le convenzioni estetiche, in arte c'è una sola cosa che conta: l'arte. Tuttavia, nonostante quell'invidiabile ecumenismo, favorito dalla generosità di Alberto Pepori che faceva credito a tutti, indipendentemente dalle loro dichiarazioni di poetica, nonostante quel clima di concordia che avvicinava personalità così diverse, un comune denominatore nella pittura dei baguttiani degli anni 30 c'era. Era un comune denominatore discreto, introverso, che ammetteva contraddizioni, infrazioni, eresie, anche se lo si può riconoscere nitidamente nel panorama artistico dell'epoca. O meglio, per usare un'altra metafora, al Bagutta c'era una corrente di maggioranza che accettava l'esistenza di fronde e opposizioni, ma numeri alla mano, manteneva una sua sottile preminenza. Da dove nasceva una tale egemonia, evidentemente non cercata eppure non casuale? Il fatto è che molti baguttiani amavano soggiornare nelle terre venete, da Burano a Venezia e dintorni, e proprio l'esperienza veneta, con quello che significava come suggestioni paesaggistiche, quantità e qualità di luce, spettacolo del colore, ispirazione naturalistica più che concettuale, finiva per avvicinarli al di là delle differenze individuali. Di quell'esperienza Bagutta era l'avamposto e il riverbero, era il più lagunare dei cenacoli milanesi e rappresentava un piccolo lembo di scuola veneta in Lombardia. Se il pittoricismo era l'ismo principale del cenacolo baguttiano, un filo di toscaneggiante ironia, quasi in omaggio ai padroni di casa, era la sua seconda musa. Lo testimoniano, oltre alle caricature a cui nessun baguttiano poteva sottrarsi, anche le liste, diario ridente e un po' irridente, di serate in onore dell'artista. Bellissima, tra tutte, quella dedicata a Malaparte, ritratto fra i disordinati trofei dei suoi scritti e delle sue riviste. Il baguttismo, insomma, è stato un modo affabile e anticerebrale, ma al tempo stesso sapiente, di intendere la pittura. E alla sua levità profonda possiamo ancora guardare con affetto. Nel 1984 Bagutta è stato inserito ufficialmente nell'elenco dei locali più rappresentativi e storici d'Italia, fiore all'occhiello della città di Milano per la sua eccellenza e per la sua semplice, signorile e cordiale accoglienza. Non ci sorprende la notevole pubblicità che Bagutta ancora oggi riceve da organi della stampa e televisivi, spesso procurata dai frequentatori stessi che creano intorno al locale occasioni letterarie ed artistiche che al posto dei salotti del passato riescono a far nascere a molti dei suoi tavoli idee, progetti, disegni, libri, dibattiti, sfilate di moda, mostre, esposizioni, conferenze e presentazioni di libri.
Bagutta dunque è sempre il ristorante frequentato da grandi personaggi, oltre che da giornalisti, scrittori, pittori, scultori, musicisti, attori, industriali, stilisti, banchieri, politici di tutte le parti del mondo. Nomi con firma apposta sul volume rilegato in cuoio, a memoria storica di un momento incancellabile. Ricordando la pagina 14 del volume Bagutta di Marino Parenti, edito nel 1928, Riccardo Bacchelli scriveva: «Premesso questo, ognuno può pensare che buon testa e autore io sia, se dico con ammirazione, con alto e piacevole stupore, che il premio letterario di Bagutta ha il successo che ha e non ha soppresso, sopprime, sopprimerà l'osteria di Bagutta». Non possiamo comunque dimenticare i personaggi più discreti, schivi e appartati. La famiglia Pepori, che giungendo in Milano da Fucecchio nel 1924, aprì poco distante dalla colonna di San Babila l'osteria Bagutta, allora ubicata al numero 4 della omonima via, e che nel 1936 si spostò al numero 14, dove tuttora è rimasta con la sua bella insegna gialla. Alberto e la moglie Giulia, cuoca a tempo pieno, con i loro 6 figli, Natale, Enzo, Italo, Adriano, Felicita e Mario, fondarono con il ristorante una dinastia di persone semplici che seppero comunque intuire come da tutti quei giovani artisti sarebbero nati grandi avvenimenti culturali milanesi e nazionali. C'è un'opera soltanto che conquista infallibilmente il premio Bagutta ogni anno. È il romanzo quotidiano del Bagutta Ristorante, storia di tegami fumiganti e di umanità conviviale, di camerieri in moto perpetuo e di tovaglie immacolate, di brindisi e di mandibole al lavoro. Sbaglia chi, cavalcando un antico luogo comune, sostiene che in queste sale dipinte sino all'orlo ci si sente come a casa. La magia del Bagutta è al contrario nella sua extraterritorialità, nell'eccezione, nella felice distanza da qualsiasi parametro, non solo domestico. Fuori brulica Milano, tetra o ridente che sia, ma qui siamo entro i confini baguttiani, sotto la giurisdizione della famiglia Pepori, in un paese della meraviglia a sé stante, che ci offre rifugio e cittadinanza ogni qualvolta lo vogliamo. Discorso analogo per il capitolo che riguarda il menù. Non si dica per favore che è casalingo. Faremo un torto alla meticolosa professionalità di Antonio Chiorazzo, lo chef che ha raccolto con coerenza e rispetto l'eredità gastronomica tramandata da una generazione all'altra, attraverso gli esempi di Giulia Pepori e di Bianca Cioni, cuoche storiche del Bagutta. Se proprio dobbiamo definire questa cucina con un'etichetta, scegliamo tradizionale e accomodante, come impone del resto la consuetudine degli osti toscani. Zuppe, osso buco con risotto, cotoletta, fiorentina, tra le righe di questo solido copione tosco-meneghino si innestano di volta in volta ragionevoli varianti nel rispetto della stagionalità e con la massima attenzione alle materie prime. Invece scaturito per fioritura spontanea su un terreno inconsapevolmente fertile. Ma questo è un dubbio che sussiste nei riguardi di tutte le opere d'arte, non occorre scioglierlo. Sì, non tocchiamo nulla del Bagutta, non spostiamo di una virgola le certezze che si porta in dote e non cerchiamo segreti nei risvolti della sua storia. L'unica variante che vorremmo chiedere a Marco Pepori, terza generazione della casata baguttiana, è di scrivere sulla parete davanti alla cucina, proprio accanto all'albo d'oro dei premiati, i nomi di tutti i Pepori che l'hanno preceduto nella scrittura di questo mito cittadino. L'augurio è che accanto a questi nomi se ne aggiungano altri, a continuare una storia che ha solcato un secolo. Bagutta, nel cuore di Milano, grazie alla sua tradizione e unicità, ha coltivato l'arte di conservare e di convivere, in un'evoluzione unica che abbraccia la città e il suo sviluppo. Moderni edifici, grandi strutture tecnologiche, l'Expo che rilancia Milano, città che cresce senza perdere la propria storia. Così accade anche per Bagutta, che accoglie e comprende, si evolve ancorato alle proprie radici, come un albero i cui frutti sono cresciuti con pazienza e costanza, condivisi con passione e umiltà. Citiamo Indro Montanelli, voce impareggiabile dell'Italia moderna e per nascita compaesano dei Pepori di Fucecchio. Un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di sapere nulla, non può avere domani. Sappiamo oggi che Bagutta è un mondo presente alla sua feconda storia e con sguardo aperto al futuro.